Salve carissimi, salve carissime, bentrovati, benvenuti nel mio nuovo interattivo. Abbiamo oggi qui tre varianti, tre cuori, i miei favolosi cuoricini, per andare ad analizzare questo interattivo. Vi dico subito il titolo: Ci siamo allontanati. Devo cercarlo io o aspetto che mi cerchi lui? Allora, ho deciso di fare questo interattivo perché questa è una domanda sovente che mi fanno anche durante i consulti, appunto quando ci sta uno stand-by, un allontanamento, insomma, quando una relazione giunge a un momento di pausa, per cui poi non si sa se dobbiamo fare noi il primo passo o aspettare lui, al di là di chi abbia ragione o meno, insomma, poi. È chiaro che è opinabile, ovviamente, qualsiasi decisione siete sempre voi a decidere. Però diciamo che noi dai tarocchi in questo interattivo andiamo a cercare un consiglio. Cosa è meglio fare per poi riuscire eventualmente a risanare questa relazione? Quindi vogliamo chiedere se dovete cercarlo voi o se dovete aspettare che vi cerchi lui. Come vi ho spiegato prima, abbiamo tre varianti. Però mentre io vi faccio le raccomandazioni di rito, nel frattempo voglio prendere tre carte oracolari, sia le carte degli angeli dell'amore, sia le carte degli oracoli e sia le carte degli angeli rispondono. Prenderò una carta per ogni carta oracolare e queste tre carte daranno un'impronta alla vostra situazione, nel senso vedremo che situazione state vivendo in questo momento con questa persona di cui appunto vi approcciate adesso a fare questa domanda. Quindi questo per che cosa? Primo, per darvi uno spunto in più per identificare la variante, e secondo, per avere qualche informazione che ci possa poi, come dire, chiarire meglio la situazione. Allora, io incomincio a mischiare i miei oracoli dell'amore riguardo alla prima, variante, ecco, poi penserò alla seconda e poi alla terza, insomma, in ordine così di numerico. Nel frattempo vi voglio dire, carissime e carissimi che mi seguite con tanto affetto, che vi sono grata di tutto il sostegno che mi date, che siete veramente fantastici. Io non potrei desiderare al mondo un pubblico più caloroso, più affettuoso e comunicativo di voi. Quindi diciamo così che sono veramente felice di questa sinergia che noi riusciamo a così diciamo a svolgere insieme in questi nostri interattivi. Poi detto questo, vi voglio sempre ricordare che sono appunto interattivi generali, quindi non possono assolutamente risuonare su tutti quanti voi, quindi prendete tutto con le pinze e poi ripeto, se non vi risuona è inutile che andate a commentare perché quella è una cosa assolutamente normale. Invece dovete farmi sapere i riscontri perché lì la cosa è eccezionale, perché è chiaro che con tante energie che si concentrano, ovviamente non può questo interattivo, queste tre varianti, soddisfare per così dire tutte le persone che si approcciano a questo video. Però poco male, se non vi riscontrate questa volta, ci sarà sicuramente una volta successiva. Poi volevo anche dirvi, proprio a causa di ciò, che se volete comunque analizzare una situazione che vi sta particolarmente a cuore, dovete necessariamente fare un consulto personalizzato, appunto perché i generali non sono attendibili per tutti. Per cui, per coloro che vogliono fare questo e lo vogliono fare con me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, zairafasser@gmail.com, oppure nel mio profilo Instagram, I Tarocchi di Zaira, o nel mio profilo Facebook Zaira.
Fassari, sempre in messaggio privato. Quindi diciamo che vi ho detto tutte le informazioni e nel frattempo ho formato questi, diciamo, tre mazzetti così davanti a voi proprio per chiarezza massima. E queste sono le varianti, ovviamente fate la vostra scelta. Io parto subito con la prima variante, quindi la variante, aspettate, facciamo così, la variante numero 1 abbinata ai tarocchi di Marsiglia. Ho dimenticato di dirvi, mentre invece la seconda è abbinata ai Rider White e la terza ai tarocchi classici. Ok, quindi iniziamo con la prima variante, il cuore giallo abbinato ai miei tarocchi di Marsiglia. Allora andiamo a vedere che situazione c'è in questo momento fra voi e appunto la persona. Scusatemi, devo mettere qui, aspettate un attimo così non mi confondo con l'interattivo, perché l'ho scritto, perché è importante scriverlo, anche perché bisogna poi che sia come dire verbalizzato. Allora, quindi dicevo, queste tre carte andranno un po' a vedere che situazione state vivendo in questo momento con la persona che avete pensato. Quindi ci siamo allontanati, ok, devo cercarlo io o aspetto che mi cerchi lui? Andiamo a vedere la situazione vostra di questo momento. Allora, qui c'è un qualcosa che deve succedere molto presto. Vedete, viene fuori la carta molto presto, quindi qua c'è una decisione che voi dovete prendere lucidamente in questo momento, ma lo dovete decidere voi, perché questa carta proprio vi dice decidi cosa vuoi e che così avvenga ora, perché sapete che, come si dice, volere è potere. Quindi voi dovete prendere una decisione, dovete afferrare a volo un'opportunità che probabilmente vi verrà data dall'universo, da delle circostanze, e poi con questa opportunità potrete addirittura costruire palazzi. Quindi questa carta significa forza, unione, basi e legami molto solido, consolidamento dei rapporti. Quindi la vostra situazione, insomma, di quelle persone che hanno scelto la prima variante, il cuore giallo, con i tarocchi di Marsiglia, c'è da prendere lucidamente una decisione, c'è da afferrare a volo un'opportunità se volete che questo rapporto abbia appunto delle basi forti, insomma, se volete consolidare questo legame, se volete consolidare questo rapporto. Quindi questo è un po' la situazione vostra, che appunto vi dice l'universo sulla vostra coppia, ed è anche una sorta di consiglio, quindi vi dice che ci sarà un'opportunità e che dovete trovare questo, dovete decidere subito un qualcosa che vi porterà a costruire questa unione in maniera solida. Adesso andiamo a vedere, quindi ci siamo allontanati per coloro che hanno scelto la prima variante, il cuore giallo. Devo cercarlo io o aspetto che mi cerchi lui? Faremo due linee da 5 carte, qua esce tutto, ma io rimetto dentro perché così decido di fare. E quindi faremo due linee di carte, la prima se dovete cercarlo voi, la seconda appunto se vi dovrà cercare lui. Le carte sono molto ansiose di parlare, questo mi fa veramente piacere. Allora, dunque, ci siamo allontanati, devo cercarlo io o aspetto che mi cerchi lui, per coloro che hanno scelto la prima variante, il cuore giallo. Qui abbiamo una regina di spade come carta di energia generale, quindi qua
venite fuori voi, venite fuori voi come una donna molto tosta, una donna che evidentemente ha molto sofferto, una donna che è un po' stanca di questa situazione, o comunque è dura, ferma nei suoi principi. Sa anche lasciare andare, se è il caso di lasciare, e ha sofferto, come ho detto prima, molto, e può anche fare soffrire molto gli altri. Quindi qua è una donna che lotta, diciamo così. Qui abbiamo un non contact, quindi per chi ha scelto questa variante, qui proprio non c'è comunicazione. Qui c'è stata gelosia, questa persona improvvisamente è cambiata nei vostri riguardi, è diventata una persona insicura, anche se in qualche modo io vedo qui un'iniziativa positiva. Allora andiamo a vedere qui, vi dico le carte: asso di spade, la carta della morte, il matto, abbiamo il mago, il 7 di denari, la carta della temperanza, re di bastoni, la torre, il 3 di denari e il cavaliere di coppe. Ok, fondo mazzo abbiamo detto la regina di spade. Allora intanto parliamo di questa regina di spade. Allora qui parliamo di un segno di aria, quindi potrebbe essere una bilancia, un acquario o un gemelli, o a portarne l'ascendente. Se non siete niente di tutto ciò, pensate all'energia che appunto dà questa regina di spade, una donna combattiva, una donna che antepone sempre il dovere al piacere, che quando dice basta sa dire basta, sa quando deve fare le cose, sa quando diciamo è giusto ritirarsi. Insomma è una donna da un'energia molto forte, per cui qua evidentemente voi che ascoltate in questa situazione siete un po' logore, un po' stanche, affaticate, avete tanto lottato, adesso non vi va più di soffrire. Però diciamo che comunque la regina di spade è anche una donna che sa prendere le decisioni giuste, quindi voi siete una persona da un carattere molto forte e sapete quando è il momento di fare determinate cose. Quindi qua dovete decidere voi lucidamente cosa volete che avvenga ora. C'è l'opportunità per poter consolidare il palazzo, diciamo la carta costruire palazzi, vi ricordate? Ecco, quindi per costruire le basi di quest'unione. Adesso vediamo cosa dicono i tarocchi sulla domanda. Quindi devo cercarlo io? Allora, voi qua avete proprio chiuso, voi siete voi che non avete, come dire, non volete più contatto con questa persona, perché evidentemente questa persona ha creato in voi della gelosia, e avete comunque, come dire, forse probabilmente anche subito dei tradimenti, perché qui comunque questa è una carta, l'asso di spade capovolto, che ci parla appunto di confusione, di gelosia, insomma quando la situazione è sterile, non c'è vittoria, non c'è prosperità, per cui voi avete cambiato totalmente il vostro punto di vista. Quindi magari in passato, ecco, siete state queste, avete tanto lottato per questo rapporto, adesso avete deciso basta, io mi ritiro, quindi non contact e non avere volere contatti con questa persona. Questo cambiamento è stato comunque, diciamo, come dire, aiutato dal comportamento di questa persona, che qui mi appare come un matto, quindi una persona confusa, incerta, dove probabilmente non voleva darvi certezze, non voleva concretizzare questa unione. E una persona anche un po' incosciente, irrazionale, una persona che potrebbe anche avervi tradito, comunque avrebbe potuto dirvi: io non mi voglio impegnare con te, voglio essere libero di fare ciò che mi piace. E quindi però tutto sommato questa persona probabilmente aspetta
vedete qua, lui vuole un inizio, quindi aspetta lui che voi facciate la prima mossa. Quindi questa persona aspetta, attende i risultati, però anche voi attendete questi risultati, quindi siete un po' a specchio, diciamo così. Evidentemente qui c'è stato anche una sorta di competizione, me lo dice la Torre, vedete, perché poi quando ci si combatte troppo, poi il fato, l'universo, il destino manda un fulmine e vedete, cadono tutte e due, la presunzione, l'egoismo, il volere a tutti i costi, ognuno il proprio benessere. Ovviamente magari voi siete stati più colpiti, perché qui la persona che mi risulta essere un po' più, diciamo, altalenante è lui, perché voi tutto sommato siete una donna comunque a posto, una donna diciamo di tutto rispetto, però è chiaro che vi siete un po' come una pallina di ping pong, vi siete un po' come dire buttati queste incomprensioni, questi litigi, queste situazioni, fino al punto in cui poi voi vi siete ritirati. Quindi voi che cosa dovete cercarlo voi? Qua le carte mi dicono no, voi non dovete cercarlo, voi dovete starvene per conto vostro, cioè la decisione che avete fatto è giusta, di non contact, perché questo non contact produrrà dei cambiamenti significativi a questa persona, che da matto, cioè una persona che non sa cosa fare, troverà in qualche modo, con l'abilità del mago, come dire, troverà le parole giuste, troverà il modo giusto per potervi nuovamente convincere ad investire su questa situazione. Quindi voi dovete stare lì, anche questa carta, vedete, del 7 di denari ci parla proprio di investire su qualcosa, però attendere. Cioè bisogna seminare ma attendere i risultati prima di agire. Quindi voi è come se avete, con questo allontanamento, con questo non contact, voi avete seminato qualcosa, perché evidentemente voi in passato ne avete subite tante da questa persona, tant'è che siete diventati una regina di spade. Però adesso con questo non contact, che cosa sta seminando? Un cambiamento totale da parte di questa persona. Quindi alla domanda, devo cercarlo io? No, fate bene ciò che state facendo, cioè di comunque non avere un contatto con lui, perché questo allontanamento, questo vostro modo d'agire lo sta portando in qualche modo ad avere un'evoluzione, una rigenerazione, e diciamo da matto trasformarsi in un mago, che comunque, anche se è sempre una persona che insomma ti incarta sempre come vuole lui, però lo fa in questo caso nel fine di costruire, di avere un nuovo inizio con voi. Allora, alla domanda, aspettate che sia lui a farlo? Sì, dovete aspettare assolutamente, perché lui, vedete, lui viene come un re di bastoni, quindi questa è una persona, potrebbe essere dal segno di fuoco, Sagittario, Leone, Ariete, o portarne l'ascendente, ma se non è, come dico sempre, è la sua energia. Chi è il re di bastoni? È una persona forte, passionale, sicuro di sé, una persona che, se vuole, sa essere chiaro, una persona che in questo momento sta concentrando tutte le sue forze per una guarigione, per il lavoro, per il suo benessere, e soprattutto lui vuole una guarigione, vuole un'armonia, vuole, con questa carta della temperanza, che venga spazzato via questa lite, questa interruzione, questo stare così, questa rottura, perché qua c'è tanta delusione e tanta infelicità. Quindi lui vuole portarvi nuovamente la coppa dell'amore, abbiamo qui il cavaliere di coppe, quindi vuole che questo amore riprenda, questo vecchio amore,
qui potrebbe anche essere che sono mesi che non vi sentite, anche forse più di qualche mese, 5, 6, 7, 8, anche un anno potremmo arrivare qui, eh? E quindi lui vuole che ci sia questa ripresa di questo vecchio amore con più slancio e passione di prima. Perché? Perché lui sente per voi questo amore, vuole collaborare insieme a voi tre di denari, vuole la totale guarigione, vuole la guarigione. Però tutto questo non avverrà in maniera veloce, perché comunque la temperanza sapete che è una carta lenta. Questa persona ha in atto un rigeneramento proprio della sua vita, sta facendo pulizia in tutta la sua esistenza, quindi si sta rigenerando, arriverà a questa conclusione, ma ci deve arrivare da solo. Quindi a questa variante le carte dicono: dovete cercarlo voi? No, assolutamente. Voi tutta più dovrete poi al limite prendere la decisione qui e ora, quindi prendere a volo questa opportunità, se volete appunto che questa unione sia un'unione solida. Quindi il consiglio è per voi, la situazione è questa qua vostra, quindi voi dovete stare senza agire, perché il vostro non agire ha provocato un cambiamento radicale di questa persona, che ancora non è pronta a cercarvi. Però nel momento in cui lui avrà, diciamo, esaurito questo suo, questa sua rigenerazione, questa persona verrà da voi e vi porterà una proposta concreta, e poi ovviamente sarà a voi se accettare e quindi consolidare questo rapporto con questa persona, oppure dire, come una regina di spade è anche pronta a dire: mi dispiace, è troppo tardi, la cosa si finisce qua. Quindi siete sempre voi a decidere, ricordo sempre che il libero arbitrio è il vostro. Allora, questa era la prima variante, spero che vi sia piaciuta. Se in qualche modo vi siete rivisti, riscontrati in questa situazione, fatemelo sapere, mi raccomando, mettetemi un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io saluto coloro che hanno scelto la prima variante, il cuore giallo, e vado subito a salutare chi ha scelto la seconda variante, il cuore rosso. Vedete dove lo metto, dove si vede meglio la luce, ecco qua, comunque è rosso come il mio vestito, vedete è rosso, mettiamo qua. Allora, queste tre carte, benvenuti a chi ha scelto la seconda variante con i Rider White. Allora, queste tre carte, come ho spiegato nella prima variante, daranno un po' un'impronta a questa stesa. Vediamo un po' cosa vi vogliono dire gli oracoli su questa situazione, o che situazione c'è. Vediamo cosa loro, come dire, qual è la cosa più importante che voi dovete sapere. Allora, qui viene fuori, potrebbe essere la persona giusta. Quindi le carte dell'amore vi dicono che già avete incontrato il partner che cerchi, questa è la persona giusta per voi. Gli angeli del cuore ci dicono: chiedi aiuto agli altri, quindi voi avete bisogno di un sostegno da parte di qualcuno. Gli oracoli dicono la tribù, quindi qua ci sono dei rapporti affini. Cioè qua veramente voi con questa persona è appunto la vostra persona giusta, anche se, come dire, non sempre, come dire, allora, accettare il proprio ruolo, accettare i difetti, nel senso, non sempre noi troviamo la persona, noi prendiamo la persona giusta e ci si va d'accordo come se nulla fosse. No, diciamo che tante volte ci sono questi rapporti che sono affini, perché comunque noi sentiamo questo richiamo, vedete, questa tribù, no? Questa essere a casa, sentirsi famiglia, sentirsi legati. Però magari poi, e dobbiamo essere anche pronti ad accettare gli eventuali difetti, perché noi li abbiamo, noi li hanno le persone che, di cui noi ci innamoriamo. Insomma, accettare i difetti è anche un sintomo di amore, perché si ama nel bene e nel male. Quindi questo è un po'
diciamo, il succo di queste tre carte. Quindi cosa dice? Potrebbe essere la persona giusta, dovete chiedere aiuto a qualcuno che forse vi fa capire di più, e quindi qua sono dei rapporti affini, perché appunto è la persona giusta. Quindi voi vi sentite famiglia, siete fedeli l'uno all'altro, vi sentite legati, avete un legame molto molto forte. Cioè ci si allontana, ma dopo ci si riprende sempre. Quindi bisogna accettare il proprio ruolo e accettare anche i difetti dell'altro. Allora adesso andiamo proprio alla domanda con i miei Rider White, andiamo a vedere. Ci siamo allontanati, devo cercarlo io o aspetto che mi cerchi lui? Per coloro che hanno scelto la seconda variante, il cuore rosso, cosa devono fare queste persone che hanno scelto il cuore rosso seconda variante? Devono cercare loro alla persona del loro cuore, oppure aspettare che appunto sia lui a fare il primo passo e a cercare noi, voi? Allora, quindi ripetiamo, ci siamo allontanati, devo cercarlo io o aspetto che mi cerchi lui? Andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi in questa seconda variante. Qui abbiamo una carta del due di denari che ci parla di scelte, di imbarazzo per una scelta. Però questa carta ci parla anche di novità, di messaggi, qualcosa che si muove. 5 di spade, 5 di coppe, bella sequenza di 5, regina di bastoni, questa siete voi, il mago, qui c'è un'occasione da non perdere, e qua c'è la carta comunque di un ritorno in pompa magna, 6 di bastoni, asso di denari, 2 di spade, asso di spade, 3 di spade e l'eremita. Andiamo a vedere cosa ci vogliono raccontare queste carte. Quindi qua vi ricordo, abbiamo ribadito che lui potrebbe essere la persona giusta, bla 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 bla, già ve l'ho detto, ve l'ho spiegato prima. Adesso andiamo da questa prima carta dell'energia generale. Qui abbiamo una persona, o voi o lui, tremendamente indecisa, che non sa cosa fare, che ha un imbarazzo, non sa cosa, veramente cosa fare, c'ha questa pena nel cuore, vorrebbe in qualche modo, è agitata, vorrebbe in qualche modo risolvere la situazione, ma non ce la fa. Qui c'è stata molta sofferenza, anche se questa situazione è chiusa, ma non definitivamente. Vedete, le due coppe ancora sono in piedi. Di questo amore ancora rimane qualcosa. Questa regina di bastoni che siete voi, vedete, è comunque vicino al suo mago. Quindi voi ritenete questa persona che sia la vostra metà. E infatti, vedete, qua avete incontrato la persona giusta, ve lo dice la carta dell'amore. E voi, nonostante questa persona... scusatemi, nonostante questa persona, come dicevo, nonostante questa persona vi abbia fatto veramente soffrire tanto, scusatemi, ho un solletico alla gola, non riesco a parlare bene. Allora, dicevo, nonostante questa persona vi abbia fatto molto soffrire, si è allontanata, ha causato questa perdita, anche se non completa, perché? Perché voi sapete che siete fatti l'uno per l'altro, vedete, siete vicini, voi come regina di bastoni, quindi una regina di fuoco, Sagittario, Leone, Ariete, o anche se non è, comunque siete una donna matura, una donna comprensiva, una donna che sa dare consigli, una donna che porta fortuna a chi gli sta vicino, perché è una donna che aiuta molto,
può avere anche come dire, potrebbe fare uso di doti magiche, oppure a piacere accostarsi a questo mistero delle cose esoteriche, così. E quindi comunque una donna molto intuitiva che sa dare molto sostegno al proprio uomo. Lui lo sa e questa è un'occasione che non vuole perdere. Quindi, nonostante ci sia stato, insomma, quest'uomo probabilmente vi ha creato dei conflitti, delle cose molto gravi, perché vedete qua c'è proprio una rottura, vedete una rottura, e qua c'è stato un conflitto molto forte. Nonostante lui vi ritenga una donna degna di rispetto, cioè per lui voi siete il suo tesoro, la sua fortuna, quest'uomo in questo momento è fermo nei suoi, come dire, nelle sue decisioni, fermo completamente. Allora, questa è una variante che qua vi si dice a voi di fare un primo passo. Perché? Perché questa persona, vedete, è una persona un po' particolare. Intanto lui è un po', diciamo, per quanto sia sì un uomo comunque importante che entra nella vostra vita e tutto, però il mago è sempre un po' un manipolatore, una persona furba che si destreggia, no? E però con questa carta vicino mi viene proprio da pensare che questa persona sia una persona molto egoica, sia una persona molto piena di sé, sia una persona che non riesce a chiedere scusa, non riesce a, come dire, a sottomettersi, il suo orgoglio viene prima di tutto. Quindi, pur avendo per voi una considerazione infinita perché vi ritiene il suo tesoro, la sua fortuna, lui ritiene di essere stato fortunato a aver incontrato una donna come voi, vedete, che gli ha dato veramente tanto, che l'ha fatto sentire famiglia, casa, gli ha dato il sostegno che forse nessuna donna ha mai dato a quest'uomo. Quindi qua c'è stato però un eccesso di tutto. Vedete, con l'asso di spade si è un po' arrivato a uno step che forse doveva essere evitato. Quindi comunque c'è stata molta forza nel gestire dualità, scontri, sesso, sentimenti, tutto molto eccessivo, tutto molto tagliente da fare anche male, ecco, perché comunque a volte alcune cose non vanno troppo portate, diciamo, all'estremo, ecco. Quindi questa persona soffre tantissimo per questa vostra lontananza. Vedete, qua abbiamo un 3 di cuore, qua c'è una sofferenza acuta. Questa fine di questo amore a questa persona lo sta facendo soffrire molto. Lui è in attesa, soffre tanto, però attende voi. Attende voi per due ragioni. La prima, sa di avervi fatto soffrire molto, quindi è imbarazzato, non riesce a fare questa scelta perché sa che vi ha fatto veramente del male e voi non lo meritavate. No, perché siete questa. Quindi lui lo sa. Sa che vi ha voltato le spalle, probabilmente vi ha tradito, ha sporcato il vostro amore, anche se comunque non completamente, perché qua ci sono le due coppe che sono sempre in piedi, quindi lui ha l'idea di un ritorno, lui sa che non è finita fra di voi, ma non riesce a ritornare, non riesce a trovare questo equilibrio, perché lui evidentemente è una persona molto egoica, molto concentrata su se stesso, questo è un piacione, avrà avuto anche altre situazioni, probabilmente vi avrà anche tradito, non lo escludo perché qua c'è amori incerti divisi con altri, quindi comunque questa persona si è un po'. È andata proprio troppo, troppo, è andata troppo oltre. Si sono usate parole e si sono fatte cose molto, diciamo, gravi che hanno portato poi a questa separazione. Qua proprio definitiva, una rottura, una lontananza, una separazione, la fine di un amore. Però, come vi dicevo, questo amore ancora qualcosa cova dentro. Lui lo sa e aspetta, fiducioso, perché è una persona che sa ciò che ha perso,
però il suo orgoglio, il suo essere così pieno di sé, lo porta a fare cosa? A stare in solitudine. Vedete, lui non riesce a fare un passo verso di voi. Potrebbe anche riuscirci un domani, ma un domani proprio molto molto lungo, perché questa persona comunque è una persona che ha sbagliato nei vostri confronti, ha anche paura di riapprocciarsi a voi perché pensa che voi magari lo rifiutate, e lui non potrebbe sopportare questo rifiuto. Per lui un rifiuto da parte vostra sarebbe un come dire, uno smacco troppo grande per il suo orgoglio, perché questa è una persona molto egoica. Qua io vedo anche dei tratti da narcisista. Non è un narcisista, ma ci sono alcuni tratti. Lui vorrebbe anche ritornare da voi in pompa magna, ma non lo fa perché è orgoglioso, perché vuole che voi fate il primo passo. Questa è la variante che mi dice che se voi volete recuperare questo rapporto, dovete fare voi il primo passo, dovete cercarlo voi. Ovviamente io non vi dico che lo dovete fare, questo poi è una vostra scelta. Però in questa variante ci siamo allontanati, devo cercarlo io, aspetto che mi cerchi lui. Se voi aspettate che vi cerca lui, lui non vi cercherà mai o quasi mai, o quando vi cercherà magari già siete decrepite, siete arrivati all'ospizio. Se invece, anche pur amandovi, pur considerandovi una cosa preziosa, forse la cosa più preziosa della sua vita, se invece qui magari voi, da donna intuitiva, comprensiva, matura che siete, fate il primo passo, lui si butterà a pesce, perché non aspetta altro che avere con voi un nuovo inizio. Quindi qua questa variante è tutto nelle vostre mani, quindi sta a voi decidere cosa fare con questa persona. Questa era la seconda variante, il cuore rosso. Ripeto, sempre spetta a voi qualsiasi decisione, poi ovviamente prendete tutto con le pinze, sono sempre interattivi, quindi mai prendere decisioni importanti per la vita con un interattivo. Però da questo interattivo, da questa variante, potrete estrapolare qualche consiglio, appunto, se vi siete riscontrati, se c'è stato un qualcosa che vi ha fatto ricordare la vostra storia, qualche consiglio prendetelo, perché vi può essere utile, appunto, per decidere in maniera migliore. Allora, benvenuti a chi ha scelto la terza variante, il cuore verde, che metteremo qui. Come ho detto nelle precedenti varianti, questa è la variante dei tarocchi classici. Abbiamo qui tre carte oracolari che io ho preso davanti a voi all'inizio del video, dove appunto ci daranno un imprint di questa situazione, un consiglio o non so, un qualcosa che vi vuole dire l'universo. Allora, la carta degli angeli dell'amore dicono fattori religiosi. Gli angeli rispondono, vi rispondono no, e la carta degli oracoli vi dicono sinfonia incompiuta. Allora, qui vedete abbiamo un dissenso, diciamo così, dall'universo per quanto riguarda le carte oracolari, perché vedete i fattori religiosi qua. Dice: la tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta o dal cammino spirituale che hai intrapreso. Poi viene la carta del no, sinfonia incompiuta, vedete, lo dice la parola, qui è un giro di karma, di ciclicità. C'è sempre mancanza di conclusione, quindi sono sempre questioni in sospeso, c'è sempre bisogno di rimediare. C'è sempre un qualcosa che bisogna, diciamo, accettare e non si accetta. Quindi o dichiarate i vostri sentimenti, accettate le cose così come sono, se no lasciate perdere. Perché qua ci sarà sempre una sinfonia incompiuta, cioè non si arriverà mai a una conclusione. Cioè questo è quello che vi dicono gli oracoli, a chi ha scelto la terza variante. Però
Andiamo a vedere adesso meglio con i tarocchi. Quindi ci siamo allontanati. Devo cercarlo io o aspetto che sia lui a cercarmi? Quindi andiamo a vedere i tarocchi cosa ci dicono in questa variante a coloro che hanno scelto la terza variante, appunto, ci siamo allontanati. Devo cercarlo io o aspetto che mi cerchi lui? Come spiegato prima, farò due linee di 5 carte. La prima sarà se dovete cercarlo voi, la seconda se invece dovete aspettare che vi cerchi lui. Andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi in questa stesa. Qui abbiamo la carta delle stelle, quindi qua c'è qualcuno che spera, c'è una speranza, voi avete una speranza, è come se voi avete sentimenti puri e sereni, quindi credete in questa situazione e quindi volete, con questo beneficio della purezza dello spirito, aspettate, sperate che ci sia qualcosa che possa cambiare in questa situazione. L'imperatore, qua abbiamo una persona tosta, abbiamo la carta del 3 di bastoni e abbiamo la carta del sole, bello. Abbiamo il carro e il 6 di coppe. Andiamo alla linea, se aspettate che vi cerchi lui. Abbiamo la torre, questa è una persona molto orgogliosa. Abbiamo la giustizia, l'asso di coppe, cavaliere di spade e il 2 di denari. Beh, qui c'è pure l'appeso. Va bene, allora andiamo a vedere un attimino qua che ci dicono le situazioni di queste carte. Che situazione. Allora, vediamo se qua, allora, dovete cercarlo voi. Allora, voi sapete benissimo, allora, voi per questa persona, diciamo, avete un sentimento puro. Vedete, qua viene il sole. Cioè, per voi questa persona è il vostro lui. Voi state aspettando che si possano superare questi ostacoli, perché sentite tanto la sua mancanza. 6 di coppe. Non ce la fate più, volete il ritorno di questa persona, il carro. Però questa persona qui è un imperatore, ebbe uno scoglio abbastanza duro da superare. Questa persona è una persona ostinata, è una persona dai propositi molto fermi, anche un po' arroganza, un po' tiranno, una persona prepotente, è una persona che non chiede mai scusa, che non perdona facilmente e che vuole sempre che le cose vadano come dice lui. Quindi voi sapete di avere a che fare con una persona di questo genere. È come se vorreste già fare voi il primo passo a livello energetico, perché dice: ma quanto, questo da me non verrà mai, questo è un cazzone, questo è uno testardo, è uno che ha la testa dura, è uno che vuole sempre che le cose vadano come dice lui, è troppo orgoglioso, non verrà mai verso di me. Allora pensate, siccome a me mi manca da morire, siccome io aspetto, mi sto preparando per lui, sto aspettando che lui possa superare questi ostacoli, con fiducia e con speranza delle stelle sarei anche capace di andargli a fare io la prima mossa. Questo è il vostro pensiero. Andiamo a vedere invece il suo, cioè lui vi vuole cercare, vi cercherà lui, dovete aspettare che vi cerchi lui. Allora, qui come vedete sotto all'imperatore, guarda, proprio per combinazione, per coincidenza, che non esistono le coincidenze, cosa viene fuori? Viene fuori la torre. Quindi questa persona, questa torre, oltre a dirci che questa persona se n'è bella che è andata, cioè questo proprio ha rotto, o si è rotta questa cosa, comunque c'è stata questa separazione di questo legame, quindi lui proprio se n'è andato per i cavoli suoi, ma qua mi dice pure che questa persona è piena di orgoglio, quindi qua narcisismo puro, imperatore e torre, narcisista questa persona, tratti da narcisista, sa di essersi meritata questa punizione, sa di aver sbagliato, ma lui
non muove un passo, non lo muoverà mai, anche se sente un amore forte nei vostri riguardi, perché qua viene un asso di coppe che ci parla di un'abbondanza, ci parla di un'unità, di famiglia, di un amore, e sa che voi siete la persona giusta per lui, perché vedete esce la carta anche della giustizia, che ci parla di legami solidi, di legami stabili, e di disciplina, di equilibrio, di armonia. Quindi lui vorrebbe in cuor suo, ma non lo farà, non lo farà per questa sua energia caratteriale. È una persona che non cede mai. Tutta più, vedete, lui può fare qualche cavolata a livello di fanfarone, perché vedete, questo comunque è una persona che, anche se per voi ha questo sentimento, questo legame, ma questa è una persona un po' fanatico. Questo è uno un po' fanfarone, un avventuriero. Cioè lui non dimostra mai l'amore, cioè, nonostante lui ha questo asso di coppe, non ve l'ha mai detto, mai ve lo dirà. Questo è uno che non dimostra mai il suo amore. Perché? Perché è troppo pieno di sé, è troppo convinto. Lui non si sottomette a nulla, neanche a dire io ti amo, ti voglio bene. Quindi qua abbiamo questa situazione, lui vi cercherà? Assolutamente no, vedete c'è il due di denari, quindi perennemente l'instabilità, perennemente l'imbarazzo della scelta, non verrà mai verso di voi. Potrebbe così nel tempo, ma molto, oppure potrebbe venire così in un impeto, ma non a un chiarimento, non... Magari potrebbe venire di cerca, che ne so, fate l'amore e poi se ne va. Ma questo non vi verrà mai a dire hai ragione, ho sbagliato, ricominciamo. No, questo se volete lo dovete fare voi, perché voi avete l'armonia, siete insomma la donna più pacata, siete la donna innamorata che volete un successo, siete voi che sentite molto la sua nostalgia. Lui, ripeto, anche lui è innamorato e tutto, percepisce che siete un legame stabile, ma il suo carattere non si muoverà. Quindi a questo, infatti vedete, no, questo è il suo no, io non vengo, no, non vengo. Voi siete totalmente diversi, vedete qua c'è proprio un fattore di energia, di personalità, di modi di vivere, modi di vedere le cose, di educazione, qualsiasi cosa, che siete totalmente diversi. Quindi con lui avrete sempre una sinfonia incompiuta, altrimenti dovete accettare le cose come sono. E quindi questa persona, siccome tutto sommato è innamorato, tutto sommato vuole un legame con voi, dovete fare sempre voi il primo passo, dovete sempre voi rimediare le sue azioni poco consone a una relazione come si deve. Quindi qua alla domanda, ci siamo allontanati, devo cercarlo io? Sì, se volete ritornare insieme a questa persona, assolutamente sì, perché se aspettate lui, campa a cavallo che l'erba cresce. Però questa persona è innamorata, vuole un legame, anche se è piena del suo orgoglio e non farà mai il primo passo, però lo vuole. Quindi qua è da dire, come si dice, chi ha più sale in zucca condisce la minestra. Quindi nel senso che se voi, insomma, ci tenete tanto a questa persona, anche se ha questo caratteraccio, anche se è una persona così piena di sé, così diciamo orgogliosa da non chiedere neanche scusa o venirvi a cercare, fatelo voi se sentite di amarlo, se insomma sentite che è la persona per voi. E se invece volete aspettare, vi ripeto, qui aspetterete quasi in eterno. Allora, questa era la terza variante. Ovviamente se vi è piaciuta, vi siete riscontrati, mettetemi like, insomma tutto quello che sussegue, che dico sempre, io non voglio essere monotona a dirvi sempre le stesse tiritere, però sapete che noi ci alimentiamo con i vostri like, con le vostre iscrizioni, con le vostre visualizzazioni e soprattutto con il vostro gradimento, che per quanto mi riguarda mi serve per gratificarmi e andare avanti in questa meravigliosa avventura con voi. Allora, io vi mando un bacione enorme e vi do appuntamento al mio prossimo interattivo.
dalla vostra Zaira, buona vacanza, buon mare, buon montagna, insomma divertitevi, statevi all'aperto, le energie sono buone. Ciao!